ma che carino che sei! Bello lui! Come gatto parla, stupido umano? Scusami? Volevo dire... Sì, ciao, ormai ti ho beccato. Rimani comunque uno stupido umano. Non avevo dubbi. Forza, andiamo dai miei amici. Ho capito, ora partirà il solito dialogo che... Ma cosa? Cosa ti aspettavi? Siamo gatti. Ok, questo non è decisamente un gioco come gli altri. Sì, può pensare come vuoi. Io intanto mi faccio un bel pisolino, Notte. Classico da gatto, ma chi può dargli torto, lo farei anch'io. Comunque ragazzi, mentre il nostro amico peloso dorme, volevo ricordarvi di lasciare un bel like e iscrivervi al canale se volete supportarmi. E arriviamo a 8k like se volete un altro episodio di Stray. Ah, non dimenticate che nel link qua sotto potete trovare il mio libro, una storia incredibile di anime e videogiochi nel mondo reale. Oppure lo trovate in libreria, come preferite. Oh, aspettate, si sta svegliando. Ah, che bella dormita. Ora ci sta a fare una bella passeggiata per sgranchirsi le zampe. Buongiorno, principino. Lavorare mai, eh? Neanche tu sei per questo. Touché. Ragazzi, aspettate. Wow, quando miagola si girano tutti. È normale. Ehi, adesso non volevo. Scusa, sto schiacciando io, mi diverte troppo. Ma cosa fai? Scusami, mi devo far per forza le unghie. Ma perché? Non lo so, dovevo e basta. Boh, chi li capisce sti gatti? Avevo proprio sete. Ma che schifo, chissà che pozza è. E seguiamo i nostri amici saltando. Sono comodi i salti con X automatici, devo dirlo. Ok ragazzi, aspettate, mi arrivo. Oh no, tetto! Ma che infami gli amici, lo guardano cadere senza dire nulla. Che botta. Ma come stai, tutto bene? Più o meno, mi sono risvegliato tutto rotto. Ma dove sono? E poi non riesco a stare sveglio. Gattino! Ora sto meglio. Ah, così? Miracoloso. Ricorda che è un gioco. È vero. Ehi, guarda che mi sa che si passa di lì. Che strano, prima lì era chiuso. Vabbè, ora no. Va bene, ma cosa sono quelli? Non lo so, ma sembrano innocui, dai. Intanto salgo di qui, eh. Ok, ok. Oh, aspetta. Che c'è? Devi sputare una palla di pelo? No, ma che schifo poi. Ehi, a me capita. No, tranquillo. E che non ti sembra strano quel cartello luminoso? Sembra formare la scritta help. Aiuto, ma chi è che avrà bisogno di aiuto? Un altro gatto? Beh, noi di sicuro, quindi in ogni caso direi di seguire quella strada. Sì, anche perché se aspettiamo i tuoi amici facciamo in tempo a morire di fame qui. Ehi, lì c'è scritto follow me. Oddio, qualcuno ci segue? No, idiota, intendo che dobbiamo seguire lui. Ci fidiamo? Non è che un mostro mangia gatti. Non penso che si verrebbe robe così. Beh, speriamo di non cadere in qualche trappola. Dobbiamo andare di là. Ok, prova a salire. Niente, c'è una ventola. Ah sì, fai un tentativo, è questione di tempismo. E diventare uno spezzatino felino? No, grazie. E allora cosa facciamo? Penso io, va, prendo questo secchio. Mi sembra il momento di giocare e fare castelli di sabbia. Non ti ascolto neanche e lo butto così. Ha funzionato. Ovvio, ora devo buttare giù questi barattoli. Perché? Non lo so, è più forte di me. Solita roba da gatti. Ehi, guarda lì dentro, un'altra scritta follow me. Cavoli, dobbiamo arrivarci. Riesci a dare un pugno e rompere il vetro? Ehi, sono un gatto, mica un rinoceronte. No, comunque farò cadere questo e bam, passaggio creato. Ah, furbo il micetto. Oh sì, che bello, che bello, che bello. O meglio, forse a volte. Ops, scusami, andiamo avanti. Grazie. E ora saltiamo qui. Oh, comodo, dovrebbero farli anche della mia misura. Non reggerebbero il tuo peso. Molto gentile, come sempre. E cosa stanno mangiando quei cosi? Oh cavolo, avviciniamoci un attimo. Credevo fosse davvero un mostro mangiagatti. E invece era solo un robot. Forse mangiagatti anche lui, ma non lo sapremo mai. Vano, c'è qualcosa che non va. Oh cavoli, quei cosi di prima hanno mangiato un robot. E adesso vogliono il secondo di carne. Scappa, scappa, scappa. Subito, subito, scatta come in FIFA. Ah, me ne sento cavato su uno. Levati, levati, schifoso paguro, mangia tutto. Forza, continuiamo a correre. Non guardiamoci indietro. Ovvio, ci mancherebbe, facciamo i 100 metri pieni dei gatti, guarda. Salta lì dentro. Salvo, meno male. Mamma gatta, me la sono vista brutta. Ehi, guarda ancora. C'è da dire che perlomeno ci hanno portato sulla strada giusta. Ok, altro percorso tra i tetti. Buttiamo giù qui e passiamo. Ormai mi sto abituando talmente tanto che dopo faccio così per andare in garage. Guarda quell'insegna, indica la via. Beh, chiunque sia, o è un ottimo hacker oppure un fan di Stranger Things. Wow, che fatica. Aspetta, rimiagola. Wow, si accendono le luci come per indicare la via. Curioso. Già, da quando le luci sanno il gattese? Altra strada bloccata, ma forse basterà fare così. Ecco, ma gioca con il barile. Scendi, per favore. Idiota, l'ho fatta apposta. Guarda, ora posso saltare di qui ed andare avanti. Ma cavoli, io che credevo che stessi giocando di nuovo. Sei un tipo sveglio, eh. Ovvio, niente può fregarmi. A parte le cose pericolanti, a quanto pare. Tranquillo, sto bene. Lo immaginavo, dopo tutto
caduto prima, sei caduto da molto più in alto e adesso salti come un grillo. Ma che altra trave da buttare giù? Oh, non ha proprio imparato, passa sempre nei punti più pericolosi. Perché non ti butti anche e fai il bungee jumping dai palazzi? Ah, bene, dobbiamo andare lì, meno male che c'è questo navigatore felino. Bene, è stata dura ma ce l'abbiamo fatta. È già una fatica, guarda. Oh sì, per te poi non ne parliamo. Ehi, guarda che premere i tasti dopo un po' stanca. Passiamo di qui. C'è un'altra ventola, mi sa che dobbiamo trovare un secchio. No, la facciamo più semplice. Tipo? Stacchiamo la corrente. Genio. Ehi, un'altra scritta. Stavolta in italiano, serve aiuto. No, no, tutto a posto, grazie. Ma no, a chi ha messo la scritta? Prova a schiacciare la tastiera. Dati danneggiati. Ecco, ha rotto il computer, lo sapevo. No, no, c'è qualcos'altro. Ah, c'è scritto vano. Ma no, è Vanux, eccetera. C'è scritto corpo danneggiato, tra l'altro. Ok, la cosa si fa un po' inquietante. Oltrepassa la porta. Quella? No, sta parlando con me, finiscila. Torri, sarà il caldo. Altre spine, stavolta da inserire. Ok, sono quattro, facciamo in fretta. Prima trovata. Perfetto, forse ne ho visto già un'altra. Seconda pure. Benissimo. Ed ecco la terza. Olè. E infine la quarta. Va bene, vediamo. Si è tolta la libreria. Passaggio segreto, wow, sta diventando Harry Potter. Ci sono dei robot, ma sono più attirato da questa scatola. Gatti, chi li capisce. Ho trovato questo. Che strano, sembra un mini droide tipo quelli di Star Wars. Certo che sto gioco ha proprio tutto. Ma cosa dovremmo farci? Beh, penso che le frecce siano abbastanza chiare. Ah, non le avevo viste, il che è molto grande. Ecco, si sta attivando. Ma che carino che è. Allora, giù le mani del mio nuovo amico. Gatto cattivo. Non ha resistito, scusa. Oh, guarda, parla. È funzionato, sono libero. No, ma è bellissimo, ne voglio uno. Così non credeva alle telecamere. Un gatto nella città morta. Ah, ecco come ci dava l'indicazione. Aveva il controllo sull'intera rete. Io mi... non mi ricordo il mio nome. La mia memoria è danneggiata. Tranquillo, ti capisco. So di aver lavorato per uno scienziato che viveva qui. Il mistero si infittisce. Per adesso puoi chiamarmi B12. Così c'è scritto su di me. Non fa una piega. Usciamo di qui, seguimi. Subito. La chiave per la porta. Questo me lo ricordo. Adesso le chiavi servono per aprire le porte. Un robot geniale, eh? Questo dovrei indossarlo. Oh, un porta B12 per gatti. C'è anche da capire perché l'abbiano pensato per i gatti. Sì, ma è scomodissimo, non lo voglio. Dai, se non fare storia ti porto da veterinario, eh? Ho digitalizzato la chiave e l'ho messa nello zaino. Ah, oh, comodo così. Ora andiamo. Sì, dai, forza. Allora? Scusa, te l'ho detto che non resisto. Devo fare per forza le unghie su qualcosa che si possa rovinare. Vedi perché preferisco i cani? Quella porta sembra avere un codice. Forse è di qua, ma è buio di brutto. Dai, uso la torcia, visto che voi umani non vedete neanche al buio. Grazie. Certo che ora è diventato un gatto multitasking. Ecco il codice. Perfetto, ricordiamocelo. Ok, ridimmelo. 1, 2, 3, 4. Sì, certo. Dai, faccio io. Meno male che me lo ricordo. Perfetto, grazie. Ha funzionato. Wow, che posto. Non esci molto, eh? Sembra di essere in un quartiere malfamato di Busto Arsizio. Quell'ascensore credo sia importante. Un ascensore? Ma dove porterà? Non lo so, per adesso mi godo la strada nel secchio. Ehi, guarda quel murales. Aspetta, ricordo, l'oltre. L'oltre? Ma l'oltre cosa? Ho promesso a qualcuno che ci sarei andato, ma a chi? Ah, se non lo sai tu. Ah, è a questa cartolina che si ispira il murales. Prendiamola. Boh, mo colleziono pure cartoline. Certo che è un robot strano. Ok, andiamo avanti di qui. Oh no, occhio! Ancora quei cosi strani? Presto, scappa! E fregatti! Non si sanno arrampicare, sti stupidi. Perfetto. Andiamo avanti di qui. Almeno staremo al sicuro. Oh, santo gatto. Quello è un robot? Già, dobbiamo stare attenti. Potrebbe essere pericolo. Cosa? Sta scappando? Ha paura di me. Ma che cavolo succede? È partito pure un allarme. Ah, sì, guarda. Anche quelli stanno scappando. Tremate davanti al vostro padrone. Assurdo, non ci sto capendo più niente. Altri lì si stanno nascondendo addirittura nel garage. Aspetta, quello si sta fermando. Oh no, quello non sembra avere paura e neanche avere un fare amichevole. Oddio, non ci credo. Siamo in un mondo dominato dai robot. Bene ragazzi, sì, questo era il primo episodio di Stray. Ci sarà un secondo episodio? Se arriviamo a 8k like di sicuro. Anzi, magari anche se non arriviamo a 8k e vedo che il video va bene, lo farò lo stesso. Quindi. Mi raccomando, spolliciate il più possibile. Intanto io per sicurezza andrò avanti col gioco e vedremo che succederà. Tutto molto particolare. Bene, come dicevo, spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Noi ci vediamo tutti i giorni con un nuovo shorts e settimana prossima con un altro nuovo video. Bella raga, ciao! Ah, mamma mia, che mondo strano. Però il gioco è epico.